Grazie Presidente. Allora, questa mozione affronta un problema molto sentito e molto rappresentato, che è quello della liquidazione delle fatture dei soggetti gestori dei nidi in convenzione e in progetto di finanza. È un problema che è stato rappresentato alla Commissione, che è stato oggetto anche di diffide nei confronti dell'amministrazione, da parte proprio dei soggetti gestori che ammontano a circa 200, che si trovano proprio in virtù dei ritardi dell'amministrazione a liquidare quanto dovuto, si trovano spesso in situazioni di estrema difficoltà per erogare il servizio sulla base della convenzione stipulata con Roma Capitale. Abbiamo fatto un percorso di ricerca, di indagine, di verifica insieme con gli uffici ovviamente, e quindi è emerso che in tutto l'iter che deve portare poi alla liquidazione delle somme dovute c'è un qualche cosa che si blocca, un qualche cosa che si ferma. Quindi abbiamo presentato questa mozione a che venga decentrato diciamo, tutto l'iter, tutta la procedura, considerando che i municipi per la maggior parte dei casi già assolvono all'80% degli adempimenti necessari. Quindi decentrare a distribuire quindi e decentrare l'atto finale di liquidazione su più unità organizzative di ragioneria locale. Quindi l'impegno per la sindaca, per l'onorevole sindaca, per l'assessore alla persona, scuola e comunità solidale e l'assessore al bilancio, affinché si promuova il decentramento delle attività che afferiscono alle liquidazioni in capo ai municipi, ai quali peraltro già compete, come ho appena riferito, la corretta erogazione del servizio e il monitoraggio degli educatori e dell'utenza. Sono i municipi che monitorano le situazioni, che monitorano i processi, sono i municipi che acquisiscono le ricevute che appunto i soggetti gestori devono produrre mensilmente, quindi riteniamo giusto che tutto l'atto, quindi anche nella fase conclusiva, possa rientrare nelle competenze dei municipi. Grazie. Grazie consigliera.